serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi i completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Benvenuti, raga. Qua è Savix che vi parla. Ragazzi, oggi vi voglio portare questo outfit fatto proprio stamattina. A me piace un sacco, è semplicissimo, potete farlo tutti, non servono cose strane. Quindi ragazzi, iniziamo con il glitch. Per fare questo glitch ci serve ovviamente possedere i Joker Scacchi, link in descrizione per fare i Joker Scacchi, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che avete fatto i Joker Scacchi, ragazzi, possiamo iniziare con il completo. Vi ricordo che vi serviranno pochi spiccioli, ragazzi, per comprare i sopra abito per fare questo glitch dal casinò. Ma prima di comprare il sopra abito dal casinò, dobbiamo andare nel negozio di vestiti o anche qui dove volete, ragazzi. Io l'ho fatto al negozio di vestiti, quindi se volete cambiare la clip è solo per quello, e vi indossate la maglietta, quella della crew, che per il maschio dovrebbe essere la numero 71. La numero 61, ragazzi, nella categoria magliette. Per la femmina più o meno sarà sempre lì. Comunque sia, a questo punto, una volta indossata la maglietta, ragazzi, dovremmo andare a metterci il sopra abito. Ma prima io vi consiglio sempre di salvare il completo man mano che fate le cose. Io ora lo salverò in uno slot chiamato 1. Voi lo salvate dove vi pare. L'importante è che man mano che andiamo avanti sovrascrivete sempre sullo stesso slot. Quindi a questo punto torniamo al casinò, ragazzi. E una volta arrivati andiamo su vestiario, andiamo su soprabiti, ragazzi, e ci andiamo a mettere questa giacca qua, la numero, ragazzi, 25 di 27. A questo punto, una volta che l'abbiamo indossata, clicchiamo due volte cerchio o due volte B, andiamo su stile, ragazzi, andiamo su giacca e mettiamo giacca aperta. Fondamentale, se no il glitch poi non funziona. Una volta fatto ciò, indovinate, salviamo il completo, ragazzi, e lo andiamo a sovrascrivere nello stesso slot di prima. Io l'avevo salvato nell'1 e lo risalvo nell'1. Voi fate la stessa cosa dove l'avete già salvato. Adesso, ragazzi, dovremo andare a mergiare la maschera dello scienziato pazzo per fare il busto invisibile. Quindi ci dirigiamo in un qualsiasi negozio di vestiti, raga. Andiamo dal bancone e andiamo su completi tute, ragazzi, fondamentale. Una volta che andate su completi tute, vi indossate la tuta da scienziato pazzo. A questo punto, una volta che vi siete indossati la tuta da scienziato pazzo, ci rechiamo dal cannocchiale. Potete farlo anche nell'appartamento, ragazzi, se voi avete tutti gli outfit comprati, eccetera. Ma io l'appartamento mi trovo male, mi trovo molto più comodo al cannocchiale della spiaggia. Una volta qui dobbiamo correre, schiacciare freccia destra e aprire subito il menu interazione, touchpad per chi gioca da PS. A questo punto andate su stile, andate sul completo e dovete indossare il completo che state montando, ragazzi, diciamo così, e metterà la maschera dello scienziato pazzo. A questo punto, una volta fatto ciò, indovinate un po', andiamo a salvare il completo. Una volta salvato il completo, dobbiamo fare lo step del titano per glitchare il nostro busto, ragazzi. Quindi ci dirigiamo già dall'ammunition più vicino. Io vi consiglio di fare così, almeno quando spawneremo all'interno dell'attività saremo già pronti che lì davanti. Quindi una volta davanti ad ammunition facciamo start online, attività, avvia attività, ragazzi, missioni create da Rockstar, e andate ad avviare un lavoro da titano. Una volta che siete all'interno dell'attività, ragazzi, lavoro da titano, non vi resta altro che accettare conferma impostazioni, gioca da solo e avviamo l'attività normalmente. Una volta che siamo all'interno, non ci resta altro che salvare il nostro completo sempre nello stesso slot. A questo punto, come ben vedete, ci sarà il busto invisibile.
A questo punto, ragazzi, aprite il telefono e quittate l'attività. Normalmente. A questo punto, una volta spawnati di nuovo in lobby, avremo il nostro completo moddato, che sarà in questa maniera, con ancora la maschera buggata dello scienziato pazzo sulla testa, che dopo andiamo a levare, ragazzi. Ma adesso cosa facciamo? Ce ne priviamo? Ci hanno dato la possibilità di mettere il cartellino della IAA, e allora noi andiamo a fare il cartellino della IAA. A questo punto vi lascio in descrizione anche il link per questa attività, ragazzi. Dopodiché vi mettete al centro dei due cerchi gialli, una volta inserita, e spammate freccia destra. A questo punto, come col titano, dovete avviare l'attività normalmente. Quindi, una volta all'interno, accettate tutti i messaggi, accettate tutto, avviate l'attività. Vi guardate il video se avete da guardare il video, ma nel frattempo vedete che c'è il beige sul completo. Adesso prendiamo il veicolo che ci dà, comunque sia un qualsiasi veicolo, ci dirigiamo dentro il nostro appartamento, ragazzi. Una volta dentro l'appartamento andiamo nella zona abbigliamento e ci andiamo a salvare il completo nello slot solito. Sovrascriviamo sempre nel solito slot, ragazzi. Adesso io vi faccio vedere una cosetta in più che faccio nell'attività, voi la fate dopo, non è un problema. Io mi ero già preparato un completo con questo casco e questa maschera glitchati, mi piacevano l'abbinamento, ragazzi. Quindi vi faccio vedere dopo come fare questo abbinamento caschetto e maschera se vi piace. Quindi sempre nell'attività io sto entrando all'interno e mi buggo con il cannocchiale dell'appartamento e andrò a selezionare, ragazzi, l'altro outfit, e quando mi allontano, come ben potete vedere, si mette in testa la maschera con il caschetto. Quindi adesso non mi resta altro che andare su e sovrascrivere, ragazzi, il tutto, e quindi il nostro completo sarà fatto. Una volta salvato, quittiamo l'attività, ragazzi, e vi faccio vedere come fare quell'abbinamento di casco e maschera. Quindi, una volta dentro un negozio di vestiti qualunque, andate su completi Arena War, ragazzi, andate su completi integrali e vi indossate questi completi qua, a seconda di che colore vi piacciono. Di notte, tra l'altro, il blu si illumina, molto carino. Quindi indossate questo outfit, ragazzi, e dopo che vi siete indossati questo outfit andate al cannocchiale. Vi buggate come sempre e andate, però invece che selezionare un altro completo, su accessori e mettete il casco antiproiettile nero. Come potete vedere si sminchierà il completo, ma a noi non ci interessa. Ci interessa solo che ci dà la maschera con il caschetto. Adesso quindi cosa dovete fare? Salvare questo completo e fare lo switch al cannocchiale col completo che state creando. Quindi vi indosserete questo outfit, fate il glitch del cannocchiale, ragazzi, e poi vi selezionate l'outfit che avete creato. Raga, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e attivate la campanellina per essere aggiornati sui migliori glitch di GTA 5 online. Bella, raga, alla prossima!